do la formazione dell'Endiscosa. Cariello Gaetano, Laino Gaetano, Belluccio Orlando, Di Vivo Antonio, Del Gaudio Giuseppe, Saggiomo Gianluca, Sagama Merola, Fimiani Francesco, Del Duca Danile e Boiano Gerardo. Già il Endiscosa ha avuto una grandissima occasione con il suo centravanti Fimiani e ha sfiorato il lato destro del portiere. E la formazione del Torciara, Pappalardo, Bernardo, Tasu, Mirra, Marcori, Invante, Alfieri. Alfieri, Pezzone e Immenso. La partita è iniziata da un minuto. E il numero 2 Bernardo perde palla del Torciara. Era con vista a Merola. Alla prima, un attimo prima. Guarda, guarda, quando perdi un pallone non ti avvelisci, torna sempre a posto. Il Torciara avanza e perde palla. Perde palla con, per il Femmiano. Avanza, tira veloce e gol. Ha segnato il Endiscosa con Laino. Vediamo il nu- che ha segnato da fuori aria. Il numero 10 dell'Endiscosa, De Viva Danilo, come ho detto prima. De Viva Danilo portato in vantaggio il l'Endiscosa al secondo minuto del primo tempo. Scende sul lato sinistro l'Atletico Torciara su Invante, Invante la lascia all'Apo. Scende il numero 5 direttamente in tiro. Che gol! Si è fatto sorprendere Gaetano da un pallonetto e Cariello e ha pareggiato l'Atletico Torciara con il numero 5 Maconi. Maconi ha pareggiato per il Atletico Torciara, pertanto al 43esimo è riuscito a pareggio l'Atletico Torciara. Pertanto al 43esimo minuto del primo tempo l'Atletico Torciara è pervenuto al pareggio con Maconi per il Endiscosa. Infatti è del Duca Danilo, del Duca Danilo è sulla palla, butta in mezzo dove la palla va fuori, calcio d'angolo, ma l'arbitro in questo momento dopo due minuti di recupero dichiara fine del primo tempo, pertanto al secondo minuto va in gol il Endiscosa con del Duca Danilo e al 43esimo pareggia per il Torciara Maponi. Alfieri, Alfieri per il numero 9 Boiano, ancora Boiano sulla palla e Fimiani riconquista palla, riconquista palla Fimiani, entra in aria, atterrato, atterrato Fimiani, vediamo che fa adesso. Calcio di rigore per il Endiscosa, atterramento di Francesco Fimiani, calcio di rigore al 32esimo minuto del secondo tempo, calcio di rigore per il Endiscosa. Vediamo adesso chi è che lo batte, atterramento di Fimiani. Vediamo adesso alla battuta che c'ho sulla palla Danilo del Duca, del Duca Danile sulla palla al 35esimo, al 33esimo minuto del secondo tempo, calcio di rigore per il Endiscosa, Danilo contro Pallardo, tutto pronto per il tiro, vediamo la rincorsa del Duca, tiro e gol, ha segnato il Endiscosa, si è portato a 2
Pertanto al 33esimo minuto del secondo tempo, Lendiscosa 2 a 3 Tic Torciaro 1. I compagni festeggiano del Duca Danilo. Adesso vediamo l'Atletic. Tutta dalla mano, dai! Bravissimo, ha fatto tutti i gol, dai! Sulla sinistra, la dà a Vincenzo Mella. Si è allungato palla Danilo. Comarco perde palla, adesso scende sulla destra l'Atletic con Coveri. Cross al centro, vediamo due giocatori del Atletic, ancora cross al centro. Colpo di Mirra d'esterno e segna, ha pareggiato nel recupero Mirra per l'Atletic. Mirra pareggia per l'Atletic nel recupero. Al secondo minuto di recupero Mirra pareggia per l'Atletic. Un minuto e mezzo alla fine, l'Atletic è riuscito a pareggiare, adesso stanno sul 2-2. Scende l'Atletic riescono a liberare i giocatori del Lendiscosa. Proprio in questo momento l'arbitro fischia alla fine della partita. Dopo 94 minuti di gioco, Lendiscosa 1, Atletic 1, da campo sportivo Gerardo Peluso di Lendiscosa è tutto. Da Gioacchino Cavaliere, dalle Cusate nel Mondo Live, alla prossima.